secondo me, non solo perché è un mio amico, ma perché in realtà siamo diventati amici attraverso il nostro lavoro, non prima, quindi non c'è assolutamente nulla di, quindi di sporco, diciamo così. Mi permetto di dire, perché c'è una grande stima reciproca, perché anche tu fai delle cose io molto, ti ringrazio per molto belle. Ed è venuto appunto qui a presentarci, tra le altre cose, appunto il suo metodo, la sua musica e anche le sue iniziative, va bene? L'isola dei girasoli, che è un libro pure, sì, giusto? Sì. Però questo è un artista di quelli veramente a tutto tondo e soprattutto è uno di quegli artisti che per me in qualche modo fanno la differenza, perché mettono un'intenzione in quello che fanno e non fanno semplicemente tanto per fare. Signore e signori, Leonardo De Lorenzo. Ho già detto tutto, Lucrezio, io suonerei direttamente, suonerò un paio di assoli che ho scritto tempo fa per un DVD che è andato, che è stato distribuito dall'allora Percussioni, rivista cartacea Percussioni, e che era un po', diciamo, la storia della batteria rivista attraverso quattro assoli, chiaramente sintetizzando 100 anni di batteria, quindi ho cercato di evidenziare a modo mio quattro tappe, e una, due delle quali ve le presento stasera, sono Swing Vamp e Seven vs. Four. Sono due assoli di batteria però strutturati sotto, in forma canzone, quindi sono come dei veri e propri standard di jazz, però suonati solo con la batteria, quindi hanno l'introduzione, un breve solo iniziale, introduzione, sviluppo tematico, assolo, special, insomma funzionano proprio come degli standard. Il primo che propongo è proprio Swing Vamp, che insomma lo dice la parola stessa, è un assolo jazz a tutti gli effetti, per chi vuole riprendere un po', diciamo, quella che è la, quello che è lo stilema iniziato con il second line per andare poi a quello che è il jazz più moderno, e lo farò utilizzando degli ostinati, ostinato che dopo sentirete e che poi magari possiamo anche analizzare con qualche domanda per chi vorrà farmela. Io comincio. We'll be right back.
voglio spiegarlo brevemente perché ci tengo a dare tutti i segnali, diciamo, gli elementi, quantomeno quelli strutturati, quelli scritti. In realtà ho ripartito su tre suoni, quella che è la cellula dello swing. Anche un sapore ancora più africano, diciamo, ho inserito quest'altro, che è uno stiato ternario, tutti gli tre, aggiungendo la clave che diciamo rende ancora tutto più africano. Del resto tutto quello che ci viene dal jazz nasce qui, insomma, voglio dire, è africano, è nato anche lo swing, è una delle pronunce universali, come dice il buon Giovanni Imparato, carissimo amico mio, ed è così, è una cellula che viene estrapolata proprio da andamenti che vengono dall'Africa, da frasi che vengono dall'Africa. Dopo ho suonato un tema, uno standard, spero sia stato riconoscibile perché l'ho suonato malissimo, però è un tema famosissimo, Oleo, perché volevo dare proprio il senso della struttura dello standard, quindi un tema pop che fosse riconoscibile, dove nella B suono liberamente. Faccio praticamente le misure della B, le suono libere per poi ritornare sul tema e sull'ostinato. Dopodiché è tutto giocato sulla cellula della sestina, paradiddle diddle, dove abbiamo funzionare, e dove poi ho assegnato prima al rullante e poi al rullante e pedali, diciamo, il ruolo di solisti, di voci soliste. Questo perché, diciamo, nel corso degli anni sempre più ho sentito l'esigenza di utilizzare la parte orchestrale della batteria, quindi quello che la batteria ci permette di suonare come se fosse un'orchestra o comunque parte di un'orchestra. E quindi su questa struttura poter suonare liberamente per avere dei riferimenti e anche dei vincoli, se vogliamo, perché suonare liberi è divertentissimo, però suonare all'interno di una struttura può essere altrettanto divertente, formativo e dare come dire, degli spunti per creare poliritmie o comunque dei fraseggi particolari incastrandoli nella struttura che sta ospitando tali suoni.